una delizia irresistibile, Silvia Merino Tomb della copertina di Mio marito, il libro di una podcaster francese che è veramente delizioso, appunto perché mette in scena una vita coniugale particolare, perché la donna è ancora innamorata pazza del marito, non importa che ci siano i figli, non importa che siano passati anni. Lei è ancora completamente folle d'amore di quest'uomo e passa la sua vita a controllarne gli umori. Il suo problema non è guardato nei mesi, sentite che cosa hanno fatto l'ultimo mese. Tutto funziona, funziona solo l'ultimo giorno, l'ultima settimana. Il suo problema sono i minuti. Lei non sopporta quei minuti di malumore, quei minuti di distrazione, di disinteresse e allora ha congegnato tutto un sistema di punizioni. Tu sei distratto e io lo farò così. Nel suo sistema di punizioni esiste anche la possibilità di darsi a grevi amanti, appunto perché il marito, che è iconico, non è proprio il simbolo, mentre lei ama anche tentare cose nuove, ma soprattutto per vedere nell'ammirazione degli altri quell'ammirazione che vuole nel marito. E ti accorgi subito che questa donna, intelligentissima, egocentrica, pensate che usa la scuola, lei oltre ad essere una traduttrice è anche una professoressa, per sperimentare frasi, emozioni sugli alunni per capire meglio come va la sua situazione. È una che vorrebbe spiare la vita degli altri per vedere nella frequenza delle coccole, delle litigate, degli altri la salute del proprio matrimonio. La donna che è appunto sinestetica, che per tutti i giorni della settimana in cui ha sviluppato questo romanzo attribuisce colori a immagini, a pensieri e cambia i giorni. È il mercoledì di Mercurio, così umorale le piace, il sabato invece no, perché il sabato è sempre da riscrivere, il sabato c'è sempre qualche cosa di nuovo, le sfugge al suo controllo, anche perché c'è una vita sociale e deve dividersi col marito. Lei è una donna intelligentissima che di ogni persona che conosce cerca, e ci mette anche anni, tre aggettivi in climax che possano stabilirlo, che possano fotografarlo, e da lei ti aspetti un colpo di scena, e il colpo di scena nel romanzo ci sarà, ma sicuramente non dalla parte dove avremmo immaginato di trovarlo.